stiamo riempendo anche questo, grazie mille. Allora, io mi tengo il foglio di carta perché io per scaramanzia voglio il foglio di carta. Allora, prima di iniziare, per chi non ci ha già visto in azione, pensavo di dirvi due parole su noi chi siamo. Allora, noi siamo una filodrammatica che si chiama Né arte né parte. E la ragione è che siamo 15 amici, che ci siamo diventati una famiglia adesso, che di giorno lavorano e di sera fanno la loro passione, si trasformano in attori. Ogni volta che recitiamo lo facciamo per una causa, ogni volta una causa diversa, e noi non ci becchiamo neanche un euro. Abbiamo appena fatto un ciclo di 7 rappresentazioni di una commedia francese che si chiama Giorno di Saldi. L'ultima era in San Vittore, nell'ala femminile, dove invece di soldi abbiamo regalato un sorriso al signore del posto. Dopo Pasqua faremo un'altra volta Giorno di Saldi per un'altra omnus che lavora, che la vuole, e poi andiamo in trasferta a Brescia a rifarlo là. Invece stasera vi offriamo Non ti pago di Edoardo Di Filippo, modificata oggi da me. Siamo qui questa sera per la buona causa di Casa Amica. E chi meglio della vicepresidente Paola Pennino che ve ne parli brevemente. Buonasera, vi ringrazio intanto tutti di essere venuti così numerosi a vedere lo spettacolo. Questa compagnia è già il secondo anno che si offre ad aiutarci, l'anno scorso con i giorni di saldi e quest'anno con quest'altro spettacolo. Due parole su Casa Amica. Casa Amica Onlus è un'associazione di volontariato, dà ospitalità ai malati e ai loro familiari qua a Milano, ospita circa 3.000 persone all'anno, 26.000 pernottamenti di persone ammalate che vengono da fuori regione a curarsi a Milano. Noi siamo dall'altra parte di Milano come associazione, abbiamo 3 case di accoglienza e ospitiamo, visto che siamo in città studi, prevalentemente persone ammalate di tumore o di malattie neurologiche che vanno all'Istituto Bergamo. Adesso, quest'anno, stiamo aprendo la nostra 4ª casa di accoglienza e quindi dagli 83 posti letto arriveremo a oltre 100 posti letto al giorno da offrire per le persone ammalate. La 4ª casa sarà dedicata ai bambini ammalati e alle loro famiglie che vengono da fuori regione. Si è deciso proprio di aiutare i bambini e le famiglie perché il numero di bambini ammalati sta aumentando. La sanità sta andando sempre di più verso periodi di ospitalizzazione più brevi e quindi l'ammalato è subito fuori dall'ospedale e ha bisogno di ricreare l'ambiente, la famiglia e più che una casa, non può andare in un albergo, ha proprio bisogno di una casa dove poter stare, dove uno si fa da mangiare quello che vuole, condivide con altri, con i nostri volontari che sono presenti e che lo vanno a trovare all'ospedale, cioè ci si crea proprio un clima di famiglia, di aiuto reciproco tra le persone, i volontari che diventano gli amici di Milano e si forma una cosa favolosa proprio per tutti. E adesso stiamo aprendo questa 4ª casa. La verrà inaugurata il 15 marzo, ve lo dico in anteprima, non abbiamo ancora mandato gli inviti, però è breve, la stiamo organizzando. E quindi chi vuol venire in Viale Argonne, siamo in fondo a Viale Argonne, dove c'è la Chiesa Rossa, non so se conoscete, dall'altra parte di Milano. C'è questa chiesona, noi sopra la navata di destra abbiamo già la 3ª casa, sopra la navata a sinistra stiamo facendo la 4ª casa dei bambini. Il 15 marzo siete tutti invitati a vedere la nuova casa. Al momento attuale abbiamo fatto solo il primo piano, quindi 8 stanze. Le altre 4 stanze verranno realizzate appena i fondi ce lo permetteranno e quindi intanto la prima parte è pronta. Ecco. Abbiamo trovato degli amici lungo il percorso perché l'investimento è stato notevole, però la strada è ancora lunga. Se ci volete ricordare per qualsiasi cosa, noi abbiamo anche il nostro Depian, i volantini, così potete capire un po' meglio, se volete delle informazioni, sapere come siamo, cosa facciamo, venirci a trovare. Noi siamo disponibili, la nostra struttura, i nostri volontari, tutto quanto, e potete vedere un po' anche nella Milano cosa vuol dire essere vicino alle persone che hanno non soltanto la malattia, ma anche il problema della distanza, della lontananza da casa. Ci si apre proprio tutto un mondo di solidarietà, di aiuto, di bisogno che
certe volte uno preso dalla propria frenesia, dalle proprie, non si accorge di cosa sta succedendo nelle nostre vicine. Vedo due parole per rilasciare la scena alla commedia, che ringraziamo ancora per questa disponibilità che offrono tutti gli attori. Grazie ancora. Il discorso del re, bravo, va a vedere qui, il discorso del re, senza toppare mai una parola. Ok, allora, vi devo dire, questa è la prima per una onlus, noi abbiamo anche un blog, nontipago.blogspot.com, dove verranno messe tutte le volte che andremo in scena. Questa volta ancora di più che per giorno di saldi, in giro per, ne abbiamo già 7 di onlus che ci vogliono, il San Vittore ci vuole far tornare. Allora, io sono la regista e mi chiamo Maria Chiara Russo. Gli attori li vedrete in azione, ma approfitto per ringraziare con voi ora il nostro chitarrista Alessandro Silvagna. Si avverte al pubblico che durante lo spettacolo ci sarà uno sparo, perciò se in sala ci sono persone deboli di cuore, si sappiano regolare. Lo spettacolo dura 70 minuti, ho tolto tutto il grasso, perciò rassicuratevi, non ci sarà intervallo. Si chiuderà il sipario per una pausa di un minuto fra un atto e l'altro e perciò vi chiedo di trattenere gli applausi fino alla fine, se ce li meritiamo. Vi ricordo, ma sono sicura che l'avete già fatto, di spegnere i cellulari. Ok? Buon divertimento. Buongiorno dal centro S Meteo della Lombardia. Ringraziamo Alessandro Silvagna per il jazz che tra poco ci tratterrà. E ora il meteo. Avremo finalmente degli annuvolamenti nelle zone del nord-ovest, con qualche pioggia debole nel Lazio e nella bassa Toscana. Ora il caldo dovrebbe attenuarsi, mentre sul resto del paese e le isole il caldo persisterà ancora per qualche giorno. E ora le notizie. Ancora una volta il 6 si fa attendere. Sono 8 mesi e 27 giorni che Super 6 non viene estratto. Ora ci sono milioni di euro in palio. Sul lago di Garda i tedeschi arrivano a frotte ed ora persino gli svizzeri varcano la frontiera per giocare il nostro lotto, sperando che la fortuna li baci. Me lo sento. Signor, il caffè giornale di Mario. Ah, grazie, Margherita. Meno male che c'è il mare. Quanto è bravo. Vedi chi è? E l'assame! Certo che ti dà la testa! Fai un chiodo! Ma che è stato? Aietiello, come ha aperto la porta, mi ha abbracciata e mi ha avvalata! Ma quando mai? Signora, si è aperto per l'ultima volta in presenza della signora. Se mi tocchi un'altra volta per la mia pacca. Ma quando sei entrato in questa casa porti solo litigi. Yeah. Però se ti baciava il figlio della panettiera giù all'angolo non facevi così da preziosa. E che vuoi fare? Ognuno ha i propri gusti. Ma quella non ti vuole. Dice che tieni le gambe storte. Non ne ho vero, non le ha mai viste. Oh. Non metto mai le gonne. Vabbè, ma allora fammele vedere a me che glielo dico io, no? Già, perché tu credi che io sono scema. Ah. Non vedo l'ora che mio marito capisce che sei un fannullone e ti sbatte fuori da casa nostra. Donna Lucia. Ma voi avete la fortuna in casa vostra e non la sapete apprezzare. Vostro marito sì, lui sì che se ne intende. Lui sa che un giorno diventerà ricco e sfondato. E tutto questo grazie a me. Certo. Vedere per credere. Vattene, va. Tu puoi fare scemo a mio marito, ma a me no, caro mio. Se fosse stato per me, tu non avresti mai messo piede in questa casa. Non la conce, ma tutti prima o poi dobbiamo sbattare i lunari. E ognuno lo fa a modo suo. In fin dei conti io non faccio del male a nessuno, no? Senti, fammi un favore.
Vattene, lo fai diventare pazzo mio marito. Pazzo? Ma quale pazzo? Tanta luce è! Quale pazzo? È vostro marito che si fa del male da solo. Per esempio, la scorsa settimana, com'è che ha perso l'ambo, eh? Volete saperlo? Io gli ho dato uno dei due numeri che sono usciti. E lui che fa? Se ne gioca un altro. Sono storte? Le tieni storte? Ah boh, lo sta Don Ferdinando. È in cucina. È in cucina? E allora vado da lui, perché gli devo dare le spedine che abbiamo giocato. Perché stanotte ci sono state delle visioni. E che visioni! Ma guarda un po' quanti soldi buttati al vento! Cosa da pazzi! Ma che buttati al vento? Tanto non c'è! Ma queste sono il ricavato delle nostre visioni notturne! Io e suo marito siamo rimasti fino alle 4 di stanotte su in terrazza! Chi me l'ha fatto fare? Dovrebbero andare in manicomio tutte e due! Peccato che non esistono più! Donna Concè, voi non sapete leggere i simboli! Ieri notte il cielo era nuvoloso e quando le nuvole cominciano a intrecciarsi fra di loro formano come una specie di quadro plastico, si vedono teste, figure, montagne e quando arriva la persona che sa interpretare la combinazione fumogena ecco che si compie la volontà dei vivi e dei morti. Ma neanche da morti possiamo più stare tranquilli, Ma allora voi proprio non capite. E proprio grazie ai morti che vivi con la loro volontà trovano e intrattano i segnali da cui poi vengono fuori i numeri dei termini delle caverne. Per esempio, la scorsa notte, indovinate chi c'era che correva dietro una mucca panciuta. Qualche nostro politico? No, quel vale di oggettina. E allora chi ci sta avendo cielo? La buon'anima di vostro suocero, il povero signor Saverio! E indovinate che era la mucca fanciuta! Voi, donna Concè! Ma come io? Ma sì, perché ad un certo punto questa mucca e questa nuvola si è trasformata e ha preso le vostre sembianze. Voi, non appena Don Saverio l'ha visto, si è messo a correre, come uno che corre dietro alle nuvole. Ordinò! Ordinò! E già, mo pure il nuvolo si mette a parlare. Ma sta zitta te, che tieni le gambe storte. Quella era la voce di un passante. Fordinò! Fordinò! Oh, dunque, le sembianze erano proprio quelle di vostro suocero. E noi abbiamo giocato quei numeri, 7, 29 e 61. Mummia, vai ad aprire. Ma signor, ma lo sentite a questo? Come osa darmi ordini? Ignorale, vai a vedere chi è. Sono storte, le tieni storte! Donna Cuccia, permettete. Io sono la fortuna in casa vostra, ma voi proprio non sapete apprezzarmi. Signor, poi c'è la moglie del notaio che sta nell'appartamento tutto il nostro. Chi è, la signora Rossi? Sì, signora. E che vuole da me? Ti conosciamo appena. A stento ci salutano quando incontriamo in ascensore. Ti danno di quelle aree. Guardi, vuole parlare con suo marito, ma l'avverto, sembra una bella forte. Vabbè, fammi entrare. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Vai pure, Margherita. Permesso. Vorrei parlare con suo marito, perché solo lui mi può dare una spiegazione. Mio marito è molto impegnato in cucina, sta imbottigliando la salsa di pomodoro. Lo vuole fare lui perché dice che nessuno sa mettere i tappi meglio di lui. Però può parlare con me lo stesso. Signora Quello... è morto! Mio morto! È morto Pallino! Ma chi? Ma quel cosino piccolino speracchiato, dai! Era come un figlio per noi! Ma signora mia, mi dispiace, ma mio marito cosa c'entra? Signora Quello, suo marito ha avvelenato il mio Pallino! No, ma state scherzando, vero? Ferdinando adora tutti gli animali, sarebbe incapace di uccidere una mosca, uccide solo le zanzare. No, me l'ha detto l'altro giorno, mentre lo portavo a spasso. Ma sì, mi ricordo, eravamo nella nostra tabaccheria e Ferdinando ha visto il suo pallino che faceva pipì contro il nostro muro. Non ci ha più visto, ma direi che l'ha avvelenato, l'ha detto per dire, dai. Ah, ecco mio marito, adesso potete parlare con lui, su, coraggio. Ma io non chiedi che sta bene, vuoi sistemare l'idea di spesa? Sì, va bene. Aspetta, Ferdinando.
senti che guarda signora Pallina. Mi dica. Ora, ora non faccia finta di non sapere niente. Il fatto che usa qui non le fa sospettare nulla? Perché vorrei? Ora, ora mi dirà che lei è innocente. E lei? Lei neanche sa niente? Ma che non so niente io. Non c'è. Non ce lascia sta, che se la già fai io, te l'ho detto un sacco di volte, per favore. Ah. Fai pure. Anzi, perché non chiami un ingegnere per sistemare queste quattro bottiglie? Ma cosa hai fatto? Ma che cadere sopra? È un po' di buone maniere, e tu mi sedete, cioè specialmente davanti agli strati. Che differenza? Ma roba, è lì. Insomma, non ho capito bene. Che è successo? È morto Pallina! Cosa fate adesso? Ridete? No, 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 ci dispiace perché noi, insomma, possiamo già chiedervi dispiaciuto, però, che, insomma, effettivamente noi che possiamo, abbiamo pregato la Madonna di Pompei che lo facesse mi fare. E allora, anzi, è proprio per questo lei che me l'ha soppresso, eh? Quando va. Appunto, e abbiamo pregato la Madonna di Pompei perché lo facesse crepare, questo sì, vedo anzi, che mi ricordo, dobbiamo accendere quei 12 ceri in chiesa come abbiamo promesso a me stessa, perché abbiamo ricevuto la grazia. Lei no, ma l'ha fatto sicuramente uccidere dal suo mandatario! Ma sì, che dite? Certo! Ma io quella puzza del suo cane la salutavo sempre! E lui mi faceva così con la coda! Eppure io! Ma perché vuoi dire la coda pure tu, scusa? Ma no, voglio dire che ero contento anche io di vederla, no? Ma da quando mi viene quel pozzo tradimento, era davvero un vero birbante quel suo... Pallino! Benissimo! Quindi, qui dentro nessuno sa niente allora, eh? Mio marito me l'aveva detto che venire qui non sarebbe servito a nulla. D'altronde, da quando ci siamo trasferiti in questo condominio, voi non siete mai stati cortesi con noi. Certo, e lo sa cosa ha detto mio marito anche una volta che l'ha visto? Quel tipo non mi piace. Certo, e ora, con tutti i miei sospetti, dopo la morte del mio povero Pallino, io cosa posso dire? Lei è un ignobile! Uè, anche chi? Che non fermi? Questa scassinando te la capi? Certo, ci provi! Che cosa le posso dire? Io le auguro di fare la stessa fine che ha fatto il mio povero Pallino! Una pancia gonfia! La bava gialla dalla bocca! La schiuma verde dal naso! Mamma mia, che schifo! Ma non sta a casa solo! Ma non gli dia retta, è una pazza! Asciura se n'è andata? Sì, se n'è andata. Ma tu guarda un po', che per colpa di tua esaltà, un po', disse, come me ne devo andare pure da questa cosa, no, ma veramente, ma non si può. Comunque, questi sì che sono numeri, guarda di là. 6 per il cane, 77 le gambe delle donne. 90 la paura! 47! Molto che parla, sì, ma qua. No. Tu mi farai finire sul lastrico. La settimana scorsa abbiamo giocato 200 biglietti, ma che adesso fa male? Vabbè, non farina, ma la settimana prossima vinceremo! Siete due pazzi! Ma dove si è visto che il padrone di una tabaccheria che vende pure le schedine si gioca tutti i soldi nel suo stesso locale? Poi cos'è? Non c'è il pozzo fare per le vuole capire. E ricordati che i soldi. Per mettere il papà non potete la tabaccheria, ce li aveva messi da buon'anima di mio padre, hai capito? Perciò io non devo dare conto a nessuno. Che guai, mani e piedi legati a un gioco. Ma non è. Vedi a che? Questa è stata la mia disgrazia. Moglie e poi dei paesi tuoi. Ma quando mai? Ma questa scusa nata volta, eh? Magnas americano! Svedese, norvegese, esattamente, loro sì chiamano i napoletani le loro tradizioni. Già, dopo però quando ti conoscono, Gesù, questa è una donna tremenda. Cioè, tu non ti stai mai zitta, sei tremenda. Perché dovrei stare zitta? Cioè, perché sei noiosa. Tu sei scucciante, sapete che sei scucciante. Eh sì,
Allora, che sa che fa? Che fa? Quando vede che mi sto prendendo in mezzo al guaio, se non è che si sta zitta, no, mordisce, vuole in faccia, e ti sta per mettere in mezzo al guaio, giri la testa dura, e non lo fa, e non lo fa. E sa che ti spiego, o faccio lo stesso, mi guai male tu. Sto rispetto, tu a chi lo fai? Cioè, non lo so a chi lo faccio, sto rispetto, però, tu sei la mia volontà, la mia morte. Permesso? Ah, buongiorno Don Ferdinando! Sei scassata bottiglia. Allora, alzi questa bottiglia, scopri il pulisci. Mica l'ho fatta cadere io la bottiglia. Poi Don Ferdinando, Don Ferdinando, la bottiglia che vedemmo la scorsa notte in mezzo al cielo, il 27 che abbiamo giocato! Vuoi arrivi tu, porti una iella alla danza, vuoi ma stavolta? Ha confermato i miei numeri! Mamma mia! Ha lasciato il banconote in custodia? Oh, no, signor Ferdinando, a dire il vero sono lì continuamente. È da una settimana che sono lì fisso. Fisso e solo, perché oggi è il 5 agosto e in città non c'è più nessuno. Così ho deciso di tirar giù un pochettino prima la sala cinese. Veramente? E non potevi dare un colpo di telefono qua solo? E poi scusa, ma perché ti paga? Ma come perché mi paga? E no, è quello che voglio sapere da te, perché ti paga? Signor Ferdinando, per servirla, per servirla e per fare il mio dovere come ho sempre fatto. Solo che oggi è il mio sabato di libertà, si ricorda il patto, un sabato sì e uno no. Uno sì e uno no. Già, stai lì quanto ti sei fatto una fortuna, Sì, certo, sono un pochettino fortunato. Prima lampo, poi secondo estratto. Che colpa ne ho se la fortuna mi assiste? Anzi, lei più di più un 4 mi dovrebbe essere felice. Pensi che la settimana scorsa, pensi 400 euro sulla ronda di padre. Si ho comprato sto roba. Erano qua. Però, Don Ferdinando, io devo essere riconoscente. Io sono venuto qua senza un soldo, senza nessuno, a chiedermi un lavoro. Io mi sono affezionato. Lei per me è come un padre. E la signora Concetta è come una madre per me. Per non parlare poi di Stella, che è Stella. E Stella è figlia a me, hai capito? E Stella. Stella io la rispetto. La rispetto come. Come se fosse mia sorella. Io lo dico sempre a mia zia Ermina, Stella è la corona della mia testa. Ah sì? Sai qual è la novità? Chi te scassa la capa e così finiamo di metterci la corona, hai capito? Come sei bella. Mi raccomando, guida con prudenza. Oh, starò prontissimo. Paro io. Papà, andiamo a comprare un vestito bellissimo che ho messo in vetrina e che ho in saldo. Ah sì? È un bauscia che ce l'ha fatta, il sapete. Si deve fare per bauscia con lo stato proprietario del negozio. Così potremmo risparmiare ancora un po'. Dai, vieni. Se la vieni a capire. Vieni. Forza. Vieni. Allora, vattene in camera tu, va. Vattene in camera tu. Ma sei così? Santo zitto tu, se no tu non conosci a fondo. Ma sei diventato scemo. Basta, io me ne vado. Non c'è più nessuno. Signor Quaglione, quello schiaffo che avete tirato a Stella è come se l'avessi tirato a me. Ma che male facciamo se usciamo insieme qualche volta? Siamo usciti insieme tante altre volte. Ah sì? E adesso non uscirete più. Hai capito? La passeggiata, l'appuntamento. Togliti Stella dalla testa, se no finisce. Io non me la tolgo. Ah sì? No, tu te la togli. Io non me la tolgo, signor Quaglione. No, io te lo ordino, tu te la togli. Io non me la tolgo! Ah sì? E io ti caccio a calci nel sedere dal banconotto e dalla tabaccheria, hai capito? Signor io ho il piacere di dirle che lei non mi darà il calcio nel sedere. Lei è vero, mi può solo licenziare, ma per fare questo lo sa, mi deve dare una bella liquidazione, altrimenti dovrei denunciarla al sindacato. Ora che ci penso, lei è il mio datore di lavoro e lavoro per lei da ben 10 anni. Mi deve tutti i miei contributi che mi spettano. Ah sì? E dovevi pensarci prima, voglio. Oh no, signor Ferdinando, questo è un grossissimo errore. Mica devo pensarci io. È lei che ha carpito la mia buona fede. Dovevamo dividerci il costo dei contributi. Ora pagherà una bella multa. Arrivederci, signor Concesso.
voglio tutti i miei contributi. Ma guarda un po' che caccia sentì. Hai capito? Ma tu consente con Bacchista? Chi si sta fatta la luce dopo andare a lei? Ma cosa fa? Ferdinando, la vuoi una verità? Qui ho tutti i cani oppure... Ma insomma, in questa casa ci siamo ridotti che non possiamo più parlare. Poi hai dato uno schiaffo a Stella senza neanche una ragione. Ma è una donna, te ne rendi conto? Sì, però essa... Chi lo pensò tu? Non so sposi, capito? Certo, ora cerchiamo un principe ereditario? Eh no, da fare che le vedi chi? Ma che c'hai contro Maio Bertolini come marito? È un bravo ragazzo, cresciuto in casa nostra, sappiamo come la pensa. Tranquillo, risparmiatore, gran lavoratore. Non posso supportare, ma boh, è troppo fortunato. Quindi, tu ricordi, ma quando venne da noi, quando papà lo fece venire da noi a faticare, te lo ricordo, non te ne vado a niente, ma niente, gli scarpe rotte, manco una lira in tasca, niente. E poi è cominciato a giocare, e non c'è sabato che non pizzica l'acqua. E poi non su una ruota sola, su due, e il situato, e interno, e che se che là, e poi ha fatto in modo che dentro la tabaccheria ci siano sempre siti e leggo i giornali gratis, così che ci sta sempre più gente, arrivano, fanno, dicono, e con la scusa di vedere i risultati dell'otto, con la scusa di leggersi i giornalini gratis, e chi si piglia l'altro caffè, e si gioca l'altra scherina. Che vuoi di più? Che vuoi di più? Quello si è messo da parte un gruzzoletto. Ma che dico un gruzzoletto? Sa che so? Con le prime vincite ha ripagato tutti i debiti di sua zia e poi si è fatto vestiti e scarpe lui. E poi 2 anni fa papà morì e lui che fa? Ha vinto un terzo e si è affittato a casa di tuo padre. Ma sei proprio tu che non ci vuoi andare a stare in quella casa? Per forza, c'era morto papà, ma faceva impressione. Scusa, e poi dillo, che fa lì là? Ha preso 2 anni, ha fatto la rinnovazione! Ha fatto pure tutto quanto da famiglia sua. Non è rimasto vivo di sciù. Poi si mette dopo uscire, si mette a sudare, poi sogna tutta la famiglia. Comincia col padre, poi la madre, poi la sorella. La rimpatriata in famiglia per tutti. E che te ne importa? Sposando Stella sarà fortunata pure lei, perché con le sue entrate potranno vivere da signori. Ma deve vincere sempre. No, Angela, deve vincere sempre, come se fosse un lavoro al ministero. Ma scusa, ma non ho capito, ma se poi quelli quando si sono sposati lui smette di sognare, che fanno? E quanto tempo ci mettono a finire i soldi che hanno messo da parte? Ma se sei proprio tu che dici che vince sempre! Sì. Io gioco centinaia di biglietti ogni sabato. Mi sono giocato una fortuna. E poi tutte le notti, ma non guacquara qua, bombo del razzo, guardando le nuvole, cercando i segni, sono fatto venire il raffreddore, la sinusite. Vogliamo parlare del mal di schiena, di reumatismo? Sì e no, vinco qualche decina di euro. E com'è? Sei invidioso che Mario vince, e tu no? Sì, ma mia figlia non gliela do. E allora gliela do io? I vaccini a tutte e due, sì. Non sarà mai inutile indicare per una roba da niente, non Ferdinando. Ecco i risultati dell'estrazione. I risultati, mamma mia, vieni qua. Vediamo la nostra sorte. Aspetta, Don Ferdinando. Arriva, aspetta. Hai cresciuto Osei. Osei, sta dentro. 5, 6, 7, 8. Ma che razza di estrazione? Osette. È uscito Osette, Don Ferdinando, Osette, che l'abbiamo giocato. Anche solo numero giusto, avevi detto che erano tutti quanti numeri sicuri. Vabbè, ma Don Ferdinando, ma questi sono numeri che vanno giocati almeno per 3 settimane di seguito. Questa è la 4ª settimana, quindi. Vabbè, ma Don Ferdinando, ma che crede che io guardi dentro i numeri? Queste sono probabilità, mica certezze. Sì? E sai qual è la certezza? Io scassa la capa così la faccio finita di farmi fare scemo da te, capito? Don Ferdinando, la settimana prossima... Ti manda al cimitero. Oh, madonna mia, oh, madonna mia! E mi sospettavo! Mamma, che bello! Mamma, signora Concetta! Cosa svenire? Signora Concetta! Stella! Ho vinto 10 milioni di euro! 10 milioni di euro! Mamma mia! Non c'è dubbio, queste sono le estrazioni! E questo è il biglietto che ho giocato!
Caterina! Stanotte ho sognato suo padre! Canaglia, che comincia! Ma questo non si sogna vivamente! Con quella sua camicia rosa, come si metteva sulla lastrina della tappetina a leggere i giornali nelle giornate di primavera. Oh, entra già nella mia camera da letto insieme al signor Ciccio, l'ex pizzaiolo di fronte a noi. Se lo ricorda? Vabbè, è entrato e mi ha detto: Picciri! Picciri! Picciri sono qui. Vabbè, non per dire, era un sogno, no? Vabbè. Picciri, giocati 5, 6, 7, 8. E io gli faccio 5, 6, 7, 8. Il 6 è un ritardatario, non esce da mesi e mesi. E lui mi fa, meglio ancora, puntaci 100 euro qua a terra secca su Milano. Ah, e io ho giocato come mi avete la buona anima di vostro padre. Già, 5, 6, 7, 8, tutte di 6 giocate. E ora sono ricco, posso sposare Ste. No. E questo lo vediamo dopo. Perché... Eh sì, la vincita aspetta a me. I numeri te li ha dati mio padre. Non ti pago, non ti pago. Vuoi il biglietto? Il biglietto lo tengo dentro alla sacchetta. E non me lo leveranno neanche uno squadrone dei carabinieri. Hai capito? Ci vediamo in tribunale. Sono pazzo, io voglio essere chi voglio, uscita fuori da casa mia, io sono pazzo, e c'è un popolo che mi aspetta, scusate vado di fretta, io sono pazzo, io voglio essere chi voglio, uscita fuori da casa mia, io sono pazzo, e scusate vado di fretta, c'è un popolo che mi aspetta, e lo Stato non mi deve questa volta condannare. Uccidere pur di non riconoscere un suo errore, generoso cuore d'oro, tutto amore per la famiglia. Ma perdonatemi se ammetto che quando si mette in testa una cosa, con calma poco per volta bisogna fargli capire che il suo ragionamento è completamente sbagliato. Gli parlerò io
e vedrete che restituirà il biglietto al suo legittimo proprietario. È per questo che vi ho fatto venire, padre. Vi rispetta e vi considera un amico. Non startene, riconosco, sei troppo intelligente. Conosco mio padre meglio di lei. Ha detto che non gli restituirà il biglietto e sono sicura che non glielo darà. Vedrai, gli parlerò io e restituirà il biglietto al suo legittimo proprietario. Vedrete, sarà lui stesso a tirare in ballo il discorso e se ne convincerà. Qui, Raffè, anche voi qui. Vi ha mandato a chiamare mia moglie? No, passavo di qui, faceva molto caldo e mi sono detto chissà chi potrebbe offrirmi un bicchiere d'acqua. Si è visto di show. E chi si doveva vedere? Don Raffaele, sono stata in chiesa domenica, che bella predica. L'hai venuto? Chi? Ma? È passato per un attimo. Che peccato che non sono venuta l'altro ieri. Mi hanno detto che la predica su Santa Lucia era illuminante. E domani lo sarà ancora di più, parleremo di Sant'Agostino. E cari? Ma chi? Sant'Agostino. No, no, ma è su, è là. Ti manda a salutare. Biglietto non glielo do, i soldi non li avrà. Sai cosa ha detto? Ha detto che non ti denuncia perché sei il padre di Stella. E che se ti ridai il biglietto ti regala 500.000 euro. Già, e poi mi fa pure le deposito. Ma perché? Sono soldi tuoi. Certo che sono soldi miei. Padre, l'hanno raccontato quello che è successo? Ma veramente mi hanno accennato qualcosina. Sono soldi miei, i numeri glieli ha dati mio padre. Che... Sì, ma il biglietto l'ho giocato male con i soldi suoi. Statta zitta, tu se no te non me la tu schiaffi, capito? Ma mamma! Basta, questo è troppo. Io me ne vado. Mi scusi, Dora. Non così, Stella, non così. Andiamoci, amore mia. Scusi, sono stato dall'avvocatessa. Siccome lei non c'era, gli ho detto di venire da me, perché prima che ti fa causa a me, gliela faccio io a lei, capito? Cosa le racconterete? Che si tratta di una truffa bella e buona. E che stanno facendo tutto il possibile per truffare. Per chi? Mario Bertolini e compagni. I compagni chi sarebbero? Mia moglie e mia figlia Stella. Ma da quanto mi hanno potuto accennare non si può parlare di truffa o inganno. No, e questo non lo possiamo stabilire né io né voi, ci vuole la persona che rappresenta la legge. E si inizia sempre col dare dei soldi agli avvocati. Sì, mi voglio spendere tutto quanto con gli avvocati, capito? Ah, anche le putante mi voglio insegnare. Avvocatessa Dantero. Fammi entrare. Tracite. Buongiorno. Il signor Ferdinando Cogliolo? Sono io. Piacere. Il mio portinaio mi ha detto che mi avete cercata ed eccomi qua. Ma mi dispiace se non mi ha trovato in casa questa mattina, ma sono passata un attimo dallo studio. Di che si tratta? Le spiego subito. Allora, questo è Don Raffaele Consoli, il parroco della nostra parrocchia di San Damiano. L'avvocatessa Lorenza Cattolo. Piacere. Piacere. La parrocchia di San Damiano è quella in piazza. Ci sono stata un paio di volte. Sa che c'è attività per me?